Marie praticamente è una ragazza francese di attualmente di 36 anni, affetta da sclerosi multipla. Diciamo la storia è nata 2 anni e mezzo fa in Francia, a Strasburgo, è nata per caso, una sera così in un locale, e ci siamo conosciuti e da lì è nata un'amicizia, una simpatia che poi fondamentalmente ha portato all'idea di poter realizzare questo progetto fondamentalmente in aiuto a quella che è appunto la malattia. La fotografia come lo strumento che racconta la malattia, una malattia terribile come la sclerosi multipla. È stata inaugurata alla Casa dell'Energia la seconda edizione della mostra Marie, visitabile fino al 23 giugno. Un progetto artistico del fotografo aretino Lorenzo Magistrato, che racconta la quotidianità, gli stati d'animo, di una ragazza affetta da una patologia che in Italia vede purtroppo ben 68.000 malati. Marie fondamentalmente, io dico la verità, ero un po' anche comunque in difficoltà a chiedergli di poter comunque fotografare quella che è la sua vita, però fondamentalmente lei non ha avuto nessun problema, ha accettato tranquillamente, anzi ha diciamo promosso l'idea, e a quel punto sono tornato in Italia e ho scritto diciamo una sorta di storyboard per iniziare quello che è poi il progetto. Una mostra che secondo me va a seguire quel filone di eventi che poi ha caratterizzato un po' l'Urban Center nell'ultimo periodo della sua crescita, cioè quello di dare un occhio al sociale, cioè nel senso fermarsi su cosa le persone vivono ogni giorno, su come affrontano la vita e su quali sono le tematiche pregnanti del nostro tempo, lasciando un po' stare diciamo le cose futili. Si divide fondamentalmente in due parti, la prima parte che racchiude un po' le fotografie della malattia, della crudele malattia, quindi si vedono fondamentalmente pezzi di vita, scatti di vita quotidiana che appunto questa ragazza che si chiama Marie vive appunto convivendo con questa sclerosi multipla, con questa malattia. E nella seconda parte del progetto invece fondamentalmente c'è un cambiamento netto, quello che io fondamentalmente chiamo una nuova vita.